Allora, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati al nostro podcast Bomber, parliamo di sport, oggi in versione live per la prima volta perché siamo all'S Gym, palestra insomma di San Gordiano, perché intervistiamo il presidente Pierluigi Miranda. Intanto buongiorno Pierluigi. Buongiorno a tutti. Allora, c'è anche Simone Cervarelli con noi, vabbè ti presento, dai. Grazie di esserti ricordato che insomma che ci sono pure io, insomma, sono ormai la quinta puntata che siamo qui insieme, però fa sempre piacere che ti ricordi che ci sono o quando non ci sono, soprattutto visto che siamo live. Ma non ti volevo presentare, però ti ho presentato, quindi non ti lamentare. Allora, Pierluigi, io inizierei da questa stella di bronzo del CONI, un riconoscimento importante che ti riguarda. Quanto sei soddisfatto di aver ricevuto questo premio e che cosa significa per te e anche per la tua società? Beh, diciamo è un ottimo riconoscimento per tutte le cose che abbiamo fatto. Noi siamo una società giovane comunque, perché io ho rilevato l'SG, ne sono diventato presidente nel settembre 2006. E questo aveva 90 iscritti, questa palestra. Peraltro aveva solo il pallone, senza tutti i lavori che si sono fatti. In 10 anni da questa parte siamo diventati una delle prime società d'Italia, sia a livello maschile che femminile. Abbiamo raggiunto il riconoscimento dell'Accademia Nazionale, che in Italia ce ne sono solo quattro, e diciamo questo ci fa molto onore. Oltre a questo, insomma, il mio punto di forza sicuramente sono stati i tre eventi fatti al Pala Lottomatica, dove abbiamo fatto il numero più grande della storia della ginnastica come pubblico. Lì abbiamo fatto 12.583, me lo ricorderò sempre questo numero, biglietti paganti, più tutto lo staff, gli atleti dentro, insomma, c'erano quasi 13.000 persone. E questo ci ha fatto molto molto onore, perché è stata un'impresa così un po' improvvisata, in una cosa che sembrava 100 volte più grande di quello che potevamo fare. L'abbiamo fatta nel migliore dei modi, tant'è vero abbiamo fatto altre due poi edizioni. Poi naturalmente Covid, una questione e un'altra, abbiamo dovuto abbandonare. La speranza è quella di ritornare, capito, a fare qualche evento prima che finisca questo mandato, che è il mio quarto mandato in federazione come consigliere federale. Sono anche adesso responsabile di tutte le sezioni olimpiche, quindi sicuramente un buon riconoscimento. La stella di bronzo naturalmente viene dopo 25 anni di lavoro e riconoscimenti da parte del CONI, insomma, di un'attività portata a un certo livello, quindi è una grandissima soddisfazione. Devo dire, è un po' inaspettata, perché non me l'aspettavo. Quando ho visto l'email che era arrivato, ho detto: oh, guarda, questa cosa, insomma, mi ha fatto piacere. Spero che sia un auspicio, perché finisca questo periodo di crisi un po' per tutti, perché nello sport le società sono state un po' tutte penalizzate, sia per quanto riguarda le disposizioni prese dal governo e i pochi aiuti del governo nel periodo Covid, sia adesso che stiamo vedendo un'uscita dal Covid. Ma quello che preme, il rischio più grosso, sono questo aumento spropositato delle bollette, che veramente ci stanno mettendo nuovamente in difficoltà. Non per fare i conti, insomma, ma per fare solo due numeri, e dico che a gennaio abbiamo pagato 27.000 euro di bollette, quindi è stato veramente pesante, pensando che ora arriveranno anche le bollette successive e sarà bello difficile andare avanti. Purtroppo resistiamo, ecco, questo la nostra con l'entusiasmo di sempre. Problemi ce ne stanno sempre, e quello, diciamo, comincia ad essere un po' stanco, devo dire. Simone, tu segui molto più da vicino la ginnastica Civitavecchia e la ginnastica in generale, quindi lascio a te la parola. Sì, per lui, ce l'ha. Noi, come abbiamo detto prima, siamo live, quindi non so se si sta ascoltando, io sono le ragazze qui che si stanno allenando con Camilla. Ormai la SG, per quanto riguarda la squadra femminile, non è più una sorpresa, diciamo. E adesso si appresta ad arrivare alla terza tappa. Sì, diciamo la femminile è una realtà che sta crescendo e devo dire sta facendo dei miracoli, perché non abbiamo un grosso investimento da parte della federazione, che quanto
gran parte insomma è riservato, riversato dei fondi federali alla nazionale, naturalmente alla Brixia. Però noi con quei pochi mezzi riusciamo comunque a fare miracoli, quindi è una doppia soddisfazione essere confermati pure da più di qualche anno la seconda società d'Italia a livello nazionale con degli elementi, che quello pure è una cosa molto importante, molto molto promettenti. C'è Manila che adesso sta effettiva nella squadra senior, però ci abbiamo anche tanti altri giovani come Giulia, come Cotroneo ancora, che ancora sta dimostrando del suo, insomma, di panorama. Pazzon, Ceccarelli, che peccato si è fatta male, se no sarebbe partita pure lei per Stoccarda. Quindi le soddisfazioni sono grosse. Non nego che ci sono anche qui grossissime difficoltà, che però ogni giorno affrontiamo con l'entusiasmo di tutti i giorni, e questo è quello che un pochettino rende la SGN un po' particolare, perché ci sono anche realtà che investono tantissimo. Noi riusciamo ad ottenere questi risultati con la passione, con la voglia di tutto lo staff, che è encomiabile da questo punto di vista, e ci mette proprio tutta l'anima. Questo ha reso un gruppo unico in Italia, questa è la soddisfazione della SGN, un gruppo che veramente sa affrontare le difficoltà, riesce sempre a superarle e a ottenere anche dei risultati. Quindi questo in uno sport è veramente difficile, perché la ginnastica artistica l'elite è veramente riservata a pochissimi. E noi andiamo avanti, siamo fiduciosi e speriamo, ecco, ci sono, non lo dico, ma un bel po' di progetti che vorremmo cominciare a realizzare qui, dalla foresteria alla mensa sportiva, insomma, per dare un servizio a tutti quanti. Senti, Luigi, una domanda più al consigliere federale. Ma da qualche anno meno si vede anche la ginnastica d'età protagonista anche sui canali nazionali, le gare si possono vedere sulla 7, per esempio. Sì, sì. Quanto è importante anche per un movimento come la Civitavecchia che uno sport come la ginnastica abbia così spazio sui canali nazionali? Guarda, una dimostrazione è stata Davide Parallele. Quando è uscito su MTV questo programma, ha fatto un successone grosso, anche però hanno fatto più serie di questa, anche qualche parodia. Sì, sì, è vero, ed è stata veramente un bello sprint, tant'è vero che pure quel periodo, il primo palato automatica che fece nel 2017-16, ci fu una grande sprint, soprattutto perché è legata alla televisione. In questo momento devo dire, a livello nazionale, la ritmica sta spingendo tantissimo, e questo, le farfalle stanno un po' dappertutto, anche perché sono veramente belle, sono delle fotomodelle in azione, diciamo, e quindi sta dando bella visibilità. Questo, io spero che questo sport, data la sua difficoltà, date le sue caratteristiche proprio individuali anche, perché sì, chiamiamo squadra, ma comunque sempre sull'attrezzo ci sta la ginnasta e l'attrezzo, e quindi è uno sport molto difficile, e abbia il giusto riconoscimento da parte delle TV, e questo può implicare, io lo spero, anche a livello di sponsor, che sono fondamentali soprattutto in un periodo di difficoltà come questo. Se questa visibilità che appare, naturalmente, è anche perché è un bello spettacolo, perché gli elementi che fanno sono veramente elementi, sono diventati così difficili e complicati che a vederli ormai la gente rimane abbastanza affascinata. Dario, se vuoi anche te chiedere qualcosa, anche se sappiamo, come hai detto te, che la ginnastica non la segui. A parte scherzi, è rimasta un po' l'amarezza ancora per non aver potuto iscrivere la squadra maschile alla Serie A? Guarda, questo è un argomento abbastanza delicato, perché è vero, sì, rinunciare a un campione di Serie A, ripartire quindi dalla Serie C, per un discorso fondamentalmente economico, è stata dura e difficile. Però questo ha permesso, sì, ai ragazzi che comunque nella maschile hanno anche 27, 26 anni, 30, nel caso di Marco. Anzi, quest'anno auguri Marco, lo facciamo, sì, perché è il compleanno suo, Marco Davio, quindi sicuramente... è stato un sacrificio, però devo dire non si poteva fare diversamente, perché garantire la giusta preparazione, il giusto progetto sul singolo ginnasta, cioè questo vuol dire garantirgli la fisioterapia, garantirgli l'attrezzatura di ultima generazione, lo staff allineato e comunque preparato, e ore e ore di allenamento oltre alla preparazione fisica e a tutto il contesto, è uno sforzo notevole.
Certo, non parliamo di soldi del campionato di Serie A, certo, di un calcio, di una pallavolo o di una pallacanestro, mm-hmm, però nel nostro piccolo sono comunque una bella percentuale. Quindi rinunciare a questo per garantire di poter proseguire il discorso individuale nel migliore dei modi, che le difficoltà quest'anno le abbiamo trovate tantissime, soprattutto, ecco, ripeto, non voglio essere ripetitivo, ma i 2 anni di Covid sono stati veramente difficili, e noi abbiamo comunque tenuto sempre aperto la palestra con 2400 metri quadrati. C'è stato un periodo che avevamo solo 8 fra maschi e femmine, 8 atleti. Quindi mantenere il riscaldamento, mantenere lo staff per intero, su 8 persone, senza neanche un'entrata per mesi e mesi, è stato veramente complicato. Però ce l'abbiamo fatta, adesso vediamo, cerchiamo di vedere positivo. Questo 2022 deve essere l'anno della svolta, soprattutto del mantenimento e del proseguimento del lavoro fatto fino adesso. Siamo quasi alla fine della nostra bella intervista. Faccio una domanda io e poi lascio la parola a Simone. Voi siete tra le società che hanno aderito ad un importante progetto della federazione di insomma far venire a Civitavecchia degli atleti ucraini. Intanto vi faccio i complimenti. Come vi è venuta questa idea? Beh, diciamo che vedendo l'Ucraina, la ginnastica artistica è un punto di riferimento, uno sport nazionale, quindi diciamo ce ne sono tante ginnaste, e parlandone anche poi un pochettino con il presidente, insomma con la federazione, è uscito fuori questa idea, dove noi abbiamo dato subito la nostra disponibilità. Ieri proprio è venuta Kira, una ragazzina che adesso dobbiamo sbrigare un pochettino le pratiche sia sanitarie che dei permessi e di tutto quanto, però una bella bambina che dovrebbe pernottare qui insieme a tutto il gruppo, e adesso stiamo vedendo a che livello doverla mettere. Lei era stata prima ospitata a Roma, però la palestra con cui era un po', non aveva lo stesso livello, quindi è stata dirottata qui e l'abbiamo accolta a braccia aperte. La bambina è molto simpatica, non parla né inglese né italiano, quindi diciamo, un po' di difficoltà ce l'abbiamo, però l'ho vista con l'entusiasmo quando è uscita dalla prima lezione di prova, diciamo, cioè aveva un sorriso che questo ci ha ripagato un pochettino solo dell'idea di aver pensato a fare una cosa di questo genere. Veramente una bambina di 2 anni vedere quel sorriso, sapendo quello che stanno passando in Ucraina, è stata una delle emozioni un po' più forti che ho visto negli ultimi tempi, che ho vissuto. Veramente carina e simpatica è stata. Senti, un'ultima domanda, anzi due, la prima. Ti piacerebbe un po' più di riconoscimento anche a livello locale dei risultati che fanno queste ragazze? Sono 3 volte seconde nel campionato di A1, quando invece magari abbiamo visto altri sport che per risultati a livello nazionale un po' inferiori, un pochettino così. Seconda cosa, naturalmente, qual è il futuro dell'SG? Ma guarda, questo è un argomento un po' bello caldo, diciamo, perché effettivamente a sentire noi ci vogliono bene tutti. Quando ci chiamano l'SC, subito l'SC, ci conoscono tutti. Da questo punto di vista abbiamo noi investito in project financing in 10 anni, ci abbiamo investito veramente tantissimi soldi, parliamo più di 500.000 euro tra costruire e migliorare e aggiornare l'attrezzatura, oltre che la struttura proprio. Ad oggi abbiamo, soprattutto con rincaro bollette, stiamo portando avanti, io spero che questa cosa ci porti anche aiuto del comune, un progetto per migliorare la struttura, soprattutto a livello di efficientamento energetico. Questo è fondamentale in questo momento, con costi altissimi da parte delle utenze, riuscire ad essere un po' ecosostenibili. Quindi diciamo il progetto prevede anche con questi bonus del 110, anche se bisogna stare più attenti alle ditte a cui ci affidiamo, perché veramente è un'arma a doppio taglio, e io questo l'ho vissuto in prima persona a casa, che dopo 2 anni sto ancora in causa con la ditta, una cosa indecente. Comunque spero di non rifare lo stesso errore qua con la SG, perché sennò veramente qui sarebbero guai molto più gravi, perché mantenere un cantiere aperto con l'attività che non si ferma, insomma, sarebbe difficile. Però stiamo progettando questo, di far mettere pannelli fotovoltaici, solari per l'acqua calda, e riuscire a coibentare con cappotti, insomma, migliorare l'efficientamento energetico. Se dovessimo riuscirci, questo naturalmente, essendo un impianto comunale, servono autorizzazioni del comune,
da questo punto di vista, quindi speriamo che questa volta si concretizzi veramente questo progetto. Sul riconoscimento, ecco, la parte degli sponsor e cose, Civitavecchia sembra una parte molto affascinante, bello a parole come sport, però nel concreto non siamo mai riusciti a prendere uno sponsor. Questo da una parte ci fa orgoglio, perché siamo arrivati solo con le nostre forze. Dall'altra parte vi faccio l'ennesimo appello, visto che me lo chiedete, a Civitavecchia, ai politici, veramente di farsi, cioè è un anche un privilegio, diciamo, non è un favore da questo punto di vista, un riconoscimento dovuto visto i risultati ottenuti. Faccio un esempio banalissimo, però noi abbiamo vinto la medaglia di bronzo, la medaglia Brescia sta adesso anche dove sta, perché il comune e le istituzioni, anche la regione in particolare, gli ha garantito un palazzetto nuovo solo per l'agonistica, solo per allenamento della squadra nazionale, con tutti i vantaggi che questo può portare, e quindi l'attrezzatura nuova in continuazione. Senza di questo, riuscire a poter pensare di rimanere a livello olimpico non sarà facile, perché abbiamo il problema dei corsi, dobbiamo sempre giostrarsi tra orari e spazi, perché comunque senza la... Per fortuna abbiamo tanti iscritti, però senza questi, da una parte occupano gli spazi, consumano l'attrezzatura, e dall'altra parte, per dirti, faccio un esempio proprio banalissimo, d'estate potremmo organizzare tantissimi collegiali facendo venire anche centinaia di ragazzini. Il problema, questo non lo possiamo fare, perché andremo a togliere gli spazi d'allenamento alla nostra agonistica, e in quel caso noi ci limitiamo a un numero contingentato di persone. Per cui riuscire anche ad avere una situazione, ma ci vuole la volontà e la voglia, e soprattutto anche questo porterebbe, come penso io, un riconoscimento che non è perché alla SG ne viene dato, ma perché la SG negli anni ha dimostrato da sola di dover raggiungere risultati impensabili. Proprio 10 anni fa ci avrei scommesso un euro io su questa cosa, impensabile a livello, cioè io non lo so quanto possa, ma chi fa sport forse lo capisce, quanto è difficile portare ragazzi alle Olimpiadi, cioè è veramente difficilissimo, cioè è proprio uno su 1000, ma nemmeno uno su centinaia di migliaia, quindi è uno sforzo enorme. Noi rinnoviamo lo stesso appello, grazie a questa trasmissione, insomma, che me lo può permettere, e speriamo che questo appello non vada nel vuoto o si disperda col vento, ma venga recepito da qualche istituzione o ditta, o comunque qualcuno che si voglia anche far riconoscere a livello nazionale, perché a noi la SG non è solo nell'ambito di Civitavecchia, ci conoscono, andiamo a Milano alla metro, quando vedono le bambine nostre, i ragazzi nostri, ci fermano. Ormai siamo veramente all'estero, ci conoscono, quindi siamo in un mondo dove veramente siamo un'elite riconosciuta e affermata. Va bene, Pierluigi, siamo in chiusura. Dario, vuoi ricordare te i nostri contatti su cui possono ritrovare chi ci ha ascoltato live la nostra trasmissione, o non te li ricordi? Tutti non me li ricordo, comunque credo Spotify, poi siamo ovviamente sui social, quindi Facebook, YouTube, Instagram, SoundCloud, Spotify potete risentire questa intervista che abbiamo fatto con il presidente della SG, Luigi Miranda, sul nostro canale di Spotify. Grazie a tutti, grazie per Luigi di averci dedicato il tuo tempo. Grazie a voi, è sempre un piacere incontrarvi e collaborare con voi. Grazie mille, Dario. Grazie a te, Simone. Insomma, ci sentiamo la settimana prossima con Bomber Parliamo di Sport. Grazie ancora per averci seguito.